In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Riviremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Oremus. Deus, che per filium tuum claritatis tue igne fidelibus contulisti, novum hunc ignem sanctifica, e concede novi sita per ac festa pascalia, celestibus desideris inflammari, ut ad perpetuae claritatis purimentibus valiamus festa per tingere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Christus, ieri et hodie, principium et finis, alfa et omega, ipsius sunt tempora et saecula. Ipsi gloria et imperium per universa eternitatis saecula. Amen. Per ista, per sua santa vulnera gloriosa. Custodiat et conserves nos Christus Dominus. Amen. Lumen Christi, gloriosae resurgentis, dissipet tenebras cordis et mentis.
Lumen Christi. Deo gratias. Lumen Christi. Deo gratias. Thank you.
Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sonet salutaris. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, amis isse caligine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ec aula resultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tamiram huius sancti luminis claritatem, unam ecum queso Dei omnipotentis misericordiam invocate. Ut qui menum meris meritis intra levitarum numerum dignatus est aggregare, luminis sui claritatem infundens, cerei huius laudem implere perficiat. Dominus vobiscum. Sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordi sacmentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pro nobis eterno patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem, pio cruore detersit. Exsunt enim festa pascalia, in quibus verus ille agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Ec nox est, in qua primum patres nostros filios Israel eductos de Egipto, mare rubrum, sicco vestigio transire fecisti. Ec igitur nox est,
quae peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes, habitis seculi et ad aligine peccatorum segregatos, reddit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil illenim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabiles dilexio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem actantum eruit habere redemptorem. O vere beata nox, quae solam eruit scire tempus et oram, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ec est nox, de qua scriptum est, et nox sic ut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis meis. Huius igitur sanctificatio noctis, fugat scelera, culpas labat, et reddit innocentiam lapsis, et mestis letitiam. Fugat hodie, concordiam parat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater, laudis huius sacrificium vespertinum. Quod tibi in ac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosancta reddit ecclesia. Sed iam columne huius preconiae nobimus, quam in honorem Dei
rutilans ignis accendit. Cui licet sit divisus in partes, mutuatitam in luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam preciose huius lampadis, apis mater reduxit. O vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste, in honorem tui nominis consecratus, ad noctis uius caliginem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescit occasus, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre.
Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Verbum Domini. Deo gratias. Emit spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Emit spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Benedic anima mea, Domino, Domine Deus meus, magnificatus est vehementer, majestatem et decorem induisti, amictus lumine sicut vestimento. Emite spiritum tuum, Domine, et renova faciem terra. Qui fundasti terram super stabilitatem suam, non inclinabitur in saeculum saeculi, abyssus sicut vestimentu operuit eam, super montes stabant aquae. Emite spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Qui emittis fontes in torrentes, inter medium monsium per transibunt, super ea volucres celis habitabunt, de medior amorum dabunt foces. Emite spiritum tuum, Domine, et renova faciem terrae. Oremus. Deus, qui mirabiliter creasti hominem et mirabilius redemisti, da nobis quesumus, contra obletamenta peccati mentis ratione persistere, ut mereamur ad eterna gaudia pervenire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, «¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros». Y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También
La columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios y temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Cantemus Domino, gloriosae eni magnificatus est, ecum et ascensorem Dei ecit in mare. Fortitudo mea et robur meum Dominus, et factus est mihi in salutem. Iste Deus meus, et glorificabo eum, Deus Patris mei, et exaltabo eum. Dominus quasi vir pugnator, Dominus nomen eius, currus faraonis et exercitum eius, proiecit in mare, electi bellatores eius, submersi sunt in marinum. Abissi operuerunt eos, descenderunt in profundum quasi lapis. Dextera tua, Domine, magnifice in fortitudine. Dextera tua, Domine, percussit inimicum. Cantemus Domine. Thank you.
Oremos. Deus, qui primis temporibus, in pleta miracula novi testamenti luci reservasti, ut mare rubrum forma sacri fontis existeret, et plebs a servitute liberata Christiani populi sacramenta perferret. Da, ut omniscientes, Israeli privilegium merite fidei consecute, spiritus tuis participatione regenerentur, per Christum Dominum nostrum. Amen. A reading from the prophet Isaiah. Thus says the Lord, now your creator will be your husband, his name, the Lord of hosts. Your redeemer will be the Holy One of Israel. He is called the God of the whole earth. Yes, like a forsaken wife, distressed in spirit, the Lord calls you back. Does a man cast off the wife of his youth? Says your God. I did forsake you for a brief moment, but with great love will I take you back. In excess of anger, for a moment, I hide my face from you. But with everlasting love, I have taken pity on you, says the Lord, your Redeemer. I am now as I was in the days of Noah, when I swore that Noah's waters should never flood the world again. So now, I swear concerning my anger with you and the threats I made against you. For the mountains may depart, the hills be shaken, but my love for you will never leave you, and my covenant of peace with you will never be shaken, says the Lord who takes pity on you. Unhappy creature, storm-tossed, disconsolate, see, I will set your stones on carbuncles and your foundations on sapphires. I will make rubies on your battlements, your gates crystal, and your entire wall precious stones. Your sons will all be taught by the Lord. The prosperity of your sons will be great. You will be fountained on integrity, remote from oppression. You will have nothing to fear, remote from terror. It will not approach you. Verbum Domini. Deo gratias. Exaltabat Domine. Quoniam extraxisti me. Exaltabote Domine, quoniam extraxisti me. Exaltabote Domine, quoniam extraxisti me. Nec delectasti inimicos meos super me. Domine, eruxisti ab infero animam meam, vivificasti me, ut non descenderem in lacum. Exaltabote Domine, quoniam extraxisti me. Salite Domino, sancti eius, et confitemini memoria sanctitatis eius.
quoniam ad momentum indignatio eius, et per vitam voluntas eius, ad vesperum demoratur fletus, ad matutinum letitia. Audivit Dominus et misertus est mei. Dominus factus est adiutor meus. Convertisti planctum meum in chorus mihi. Domine Deus meus, in eternum confitebur tibi. Exaltamus te Domine, quoniam exaltissime. Oremus. Omnipotens et paterne Deus, multiplica in honorem nominis Tui, quod patrum fidei spoponisti, et promissionius filios sacra adoptione dilata, ut quod priore santi non dubit averum futurum, Ecclesia, tan magna ex parte, iam cognoscat in pletum, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Oremos. Deus, qui an sacratissima noctem gloria domini et resurrectionis illustras, excita in ecclesia tua adoptionis spiritum, ut corpo et mente renovati, puram tibi exhibeamus servitutem. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deo, per omnia saecula saeculorum. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così, anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Verbum Domini. Deo gratias. Beatissime Pater, annuncio vobis gaudium magnum, quod est, alleluia. Alleluia. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine.
il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Le donne portarono gli aromi alla tomba.
ma temono che il tragitto sia inutile perché una grossa pietra sbarra l'ingresso del sepolcro. Il cammino di quelle donne è anche il nostro cammino. Assomiglia al cammino della salvezza che abbiamo ripercorso stasera. In esso sembra che tutto vada a infrangersi contro una pietra. La bellezza della creazione contro il dramma del peccato. La liberazione della schiavitù contro la infedeltà all'alleanza. Le promesse dei profeti contro la triste indifferenza del popolo. Così pure nella storia della Chiesa e nella storia di ciascuno di noi, sembra che i passi compiuti non giungano mai alla meta. Può così insinuarsi l'idea che la frustrazione della speranza sia la legge oscura della vita. Oggi però scopriamo che il nostro cammino non è vano, che non sbatte davanti a una pietra tombale. Una frase scuote le donne e cambia la storia. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché pensate che sia tutto inutile, che nessuno possa rimuovere le vostre pietre? Perché cedete alla rassegnazione o al fallimento? Pasqua, fratelli e sorelle, è la festa della rimozione delle pietre. Dio rimuove le pietre più dure contro cui vanno a schiantarsi speranza e aspettative. La morte, il peccato, la paura, la mondanità. La storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi la pietra viva, Gesù risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su di Lui e anche quando ci perdiamo di animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla base dei nostri insuccessi, Egli viene a fare nuove le cose, a ribaltare le nostre delusioni. Ciascuno stasera è chiamato a ritrovare nel vivente colui che rimuove dal cuore le pietre più pesanti. Chiediamoci anzitutto, qual è la mia pietra da rimuovere? Come si chiama questa pietra? Spesso a ostruire la speranza è la pietra della sfiducia. Quando si fa spazio l'idea che tutto va male e che al peggio non c'è mai fine. Rassegnati, arriviamo a credere che la morte sia più forte della vita e diventiamo cinici e beffardi, portatori di malsano scoraggiamento. Pietra su pietra costruiamo dentro di noi un monumento all'insoddisfazione. Il sepolcro della speranza. Lamentandoci della vita, rendiamo la vita dipendente dalle lamentele e spiritualmente malata. Si insinua così una specie di psicologia del sepolcro. Ogni cosa finisce lì, senza speranza di uscirne viva. Ecco però la domanda sferzante di Pasqua. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Signore, non abita nella rassegnazione. È risorto, non è lì, non cercarlo dove non lo troverai mai. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Non seppellire la speranza. C'è una seconda pietra che spesso sigilla il cuore, la pietra del peccato. Il peccato seduce, promette cose facili e pronte, benessere, successo.
ma poi lascia dentro solitudine e morte. Il peccato è cercare la vita tra i morti, il senso della vita nelle cose che passano. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Perché non ti decidi a lasciare quel peccato che, come pietra all'imboccatura del cuore, impedisce alla luce divina di entrare? Perché ai luccicanti bagliori del denaro, della carriera, dell'orgoglio e del piacere non anteponi Gesù, la luce vera? Perché non dice alle vanità mondane che non c'è per loro che vivi, ma per il Signore della vita? Ritorniamo alle donne che vanno al sepolcro di Gesù. Di fronte alla pietra rimossa restano allibite. Vedendo gli angeli rimangono, dice il Vangelo, impauriti e con il volto chinato a terra. Non hanno il coraggio di alzare lo sguardo. E quante volte capita anche a noi, preferiamo rimanere accovacciati nei nostri limiti, rintanarci nelle nostre paure. È strano, ma perché lo facciamo? Spesso perché nella chiusura e nella tristezza siamo noi i protagonisti, perché è più facile rimanere soli nelle stanze buie del cuore che aprirci al Signore. Eppure solo Lui rialza. Una poetessa ha scritto: non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci. Il Signore ci chiama ad alzarci, a risorgere sulla Sua parola, a guardare in alto, a credere che siamo fatti per il cielo, non per la terra, per le altezze della vita, non per le bassezze della morte. Perché cercati tra i morti colui che è vivo? Dio ci chiede di guardare la vita come la guarda Lui, che vede sempre in ciascuno di noi un nucleo insopprimibile di bellezza. Nel peccato vede figli da rialzare, nella morte fratelli da resuscitare, nella desolazione cuori da consolare. Non temere dunque, il Signore ama questa tua vita anche quando hai paura di guardarla e prenderla in mano. A Pasqua ti mostra quanto la ama, al punto da attraversarla tutta, da provare l'angoscia, l'abbandono, la morte e le inferi per uscirne vittorioso e dirti: non sei solo, confida in me. Gesù è specialista nel trasformare le nostre morti in vita, i nostri lamenti in danza. Con Lui possiamo compiere anche noi la Pasqua, cioè il passaggio della chiusura alla comunione, dalla desolazione alla consolazione, dalla paura alla fiducia. Non rimaniamo a guardare per terra impauriti. Guardiamo a Gesù risorto. Il suo sguardo ci infonde speranza, perché ci dice che siamo sempre amati e che nonostante tutto quello che possiamo combinare il suo amore cambia. Questa è la certezza non negoziabile della vita. Il suo amore non cambia. Chiediamoci, nella vita dove guardo? Contemplo ambienti sepolcrali o cerco il vivente? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Le donne ascoltano il richiamo degli angeli che aggiungono: ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea.
Quelle donne avevano dimenticato la speranza perché non ricordavano le parole di Gesù, la sua chiamata venuta in Galilea. Persa la memoria viva di Gesù, restano a guardare il sepolcro. La fede ha bisogno di riandare in Galilea, di ravvivare il primo amore con Gesù, la sua chiamata, di ricordarlo, cioè letteralmente ritornare al cuore, a Lui, ritornare a un amore vivo col Signore è essenziale, altrimenti si fa una fede da museo, non la fede pasquale. Ma Gesù non è un personaggio del passato, è una persona vivente oggi, non si conosce sui libri di storia, si incontra nella vita. Facciamo oggi memoria di quanto Gesù ci ha chiamati, di quando ha vinto le nostre tenebre, resistenze, peccati, di come ci ha toccato il cuore con la sua parola. Fratelli e sorelle, ritorniamo a Galilea. Le donne ricordano Gesù, lasciano il sepolcro. Pasqua ci insegna che il credente si ferma poco al cimitero perché è chiamato a camminare incontro al vivente. Chiediamoci, nella mia vita, verso dove cammino? A volte ci dirigiamo sempre e solo verso i nostri problemi, che non mancano mai, e andiamo dal Signore solo perché ci aiuti. Ma allora sono i nostri bisogni, non Gesù, a orientarci. Ed è sempre un cercare il vivente tra i morti. Quante volte poi, dopo aver incontrato il Signore, ritorniamo tra i morti, aggirandoci dentro di noi a rivangare in rimpianti, rimorsi, ferite, insoddisfazioni, senza lasciare che il risorto ci trasformi. Cari fratelli e sorelle, diamo al vivente il posto centrale della vita. Chiediamo la grazia di non farci trasportare dalla corrente, dal mare dei problemi, di non infrangerci sulle pietre del peccato e sulle scoglie della sfiducia e della paura. Cerchiamo Lui, lasciamoci cercare da Lui. Cerchiamo Lui in tutto, prima di tutto, e con Lui risorgeremo.
Carissimi, accompagniamo con la nostra unanime preghiera la gioiosa speranza dei nostri fratelli, perché Dio Padre Onnipotente, nella sua grande bontà, li guidi al fonte della generazione.
Omnipotens et paterne Deus, ad est omnia pietatis tui sacramentis, et a recreandos novus populus, quos tibi fons baptismatis parturit, spiritum adoptionis emite, ut quod nostre humilitatis et gerendum est ministerio, virtutis tui impleatur effectu, per Christum Dominum nostrum. Amen. Deus, qui invisibili potentia, per sacramentum signa mirabili in operaris effectum, et creaturam aquae multis modis preparasti, ut baptismi gratiam demonstraret. Deus, qui spiritus super aquas inter ipsa mundi primordia ferebatur, utiantum virtutem sanctificandi aquarum natura conciperet. Deus, qui regenerationes specien in ipsa deluvi effusione signasti, ut unius edunque elementi mysterio et finis esse vicis, et origo virtutem. Deus, qui abrae filius per mare rubrum sicco vestigio transire feciste, ut ples a faraonis servitute liberata populum baptistorum prefiguraret. Deus, cuio filius in aqua Iordanis a Ioane baptusatus, santo spiritu es iniuntus, et in crunce pendens una consanguine aquam de latere suo produxit, ac post resurrectionem suam discipulis iusit, ite, docete omniscientes, baptisantes eos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, respice in facie in ecclesiae tue, eunque dignare fontem baptismati taperire. Sumat et aqua unigeniti tui gratiam de Spiritus Sancto, ut homo ad imaginem tua conditus sacramento baptismatis, acuntis qualorum vetustatis ablutus in nova infantia et aqua et Spiritus Sancto resurgere mereatur. Descendat quesum Domine in an plenitudem fontes fir filium tuum virtus Spiritus Sancti, ut omnes cum Christo consepulti per baptismo in mortem ad vitam cum ipso resurgant. Qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Thank you.
Carissimi, avete chiesto il battesimo e avete impiegato un lungo tempo nella vostra preparazione. Ora, con fiducia davanti alla Chiesa e insieme a tutti coloro che partecipano a questa santa veglia, prima di essere battezzati, fate la vostra professione di fede. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alla seduzione del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Giovanni Battista, o ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo pensato. Sì, lo voglio. Giovanni Battista, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandra Carla, o ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Alessandra Carla, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alina, o ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Alina, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mario Jefferson, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Mario Jefferson, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adela, o ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Adela, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Marcello, o ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Marcello, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Silvana,
vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Silvana, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anastasia Clara, vuoi ricevere il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo voglio. Anastasia Clara, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli carissimi, siete diventati nuova creatura, siete rivestiti di Cristo. Ricevete perciò la veste bianca e portatela senza macchia fino al tribunale del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna. Avvicinatevi, padrini e madrine, per consegnare ai neofiti il simbolo della luce. Siete diventati luce in Cristo. Camminate sempre come figli della luce perché perseverando nella fede possiate andare incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Amen. Carissimi neofiti, che nel battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio e siete diventati membri del Cristo e del suo popolo sacerdotale. Vi resta ora di ricevere il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste
fu inviato dal Signore sopra gli apostoli e che dagli apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati. Anche voi dunque riceverete, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo perché resi più perfettamente conformi a Cristo, possiate dar testimonianza della passione e della resurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo nella fede e nella carità. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente perché fonda su questi neofiti lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. Invito tutti i vescovi presenti che con me impongano le mani ai neofiti. Deus omnipotens, Pater Domini nostri Gesù Cristo, Chios famulos tuos regenerasti, es aqua et Spirito Santo, liberans eos a peccato. Tu Domine, emite in eos Spiritum Sanctum Paraclitum, da es Spiritum sapiense et intellectum, Spiritum consilii et fortitudinis, Spiritum scientiae et pietatis, ad impleos Spiritum timoris tui, per Christum Dominum nostrum. Giovanni Battista riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Alessandra Carla riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Alina, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sia con te. Con tuo spirito. Mario Jefferson riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. Pace sia con te. E con tuo spirito. Adela riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito.
Marcello riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Silvana, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E con il tuo spirito. Anastasia Clara, riceve il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Amen. La pace sia con te. La saltamo giuga. A Gesù, agnello immolato per la nostra salvezza, risorto e vivente alla destra del Padre, eleviamo esultanti la nostra preghiera. Agnello divino, nutri di te la Chiesa, tua sposa. Celeste Pastore, custodisci nella santità il Papa e tutti i Vescovi. Re dell'universo, orienta al bene l'opera dei governanti. Sommo Sacerdote, donaci degni ministri dell'altare e del perdono. Medico celeste, lenisci le ferite del corpo e dell'anima. Salvatore potente, vinci la durezza dei cuori e liberaci dal male. Maestro e Signore, custodisci nella verità e nella carità tutti i battezzati. Luce senza tramonto, vinci le tenebre che avvolgono l'uomo e il mondo. Eterno vivente, accogli nella tua pace i nostri defunti. Ti lodiamo, Signore, ti proclamiamo risorto e vivo.
a te affidiamo la nostra vita e da te attendiamo grazia e salvezza, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Volete, fratres, ut me un avetum sacrificium, acceptabile fiat apo Deum Patrem Omnipotente. Soci per questum, Domine, precis populi tui, cun oblazioni vos hostiarum, ut pascali vos iniziata misteris, ad eternitatis novet medelam, te operante et proficia. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Domino Hobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est tecum et salutare, te quid in Domine omni tempore confiteri, sed in hac potissimum nocte gloriosius predicare, cum Pascha nostro immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destrucit, et vistam resurgendo reparabit, qua propter profusis facalibus audi. Totus in orbe terrarum mundus exultat, sed superne virtutes atque angelice potestat, imnum gloriae tuae concinu, sine fine dissentis. Vere santo se Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, qui a per filium tuum Domine nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tuum congregare non desini, ut a solis ortus quad ocasum oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplices ergo te, Domine, te precamo, ut ec munera quae tibi sacranda de tulimus, eo den spiritu ercare digneris, ut corpus et sanguis, fiat fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuio mandato ac misteria celebramo. Ipse enim in qua nocte tradebatur accepit panem. Tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, posquam cenatum est, accipiens calice, et tibi gratias agens, benedixit,
Dedico ai discepoli suoi, dice, accipite et vivite, se omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissione peccatorum. O facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Memore sigitur Domine, eius in fili tui salutifere passioni, mec non mirabili resurrezioni, et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius advento, offerimus tibi gratia referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice questum in oblazione in ecclesiae tue, et agnosciens hostiam, cuio voluisti emulazione proclari, concede ut che corpore et sanguine in fili tui reficimus, spiritus eius santo repleti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Cristo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec ostea nostrae reconciliationis proficiat, quesmus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae, quantibi a stare voluisti, ad esto propitius, conforta quesumus in santo proposito famulos tuos, qui odie per lavacrum regenerationis, e donazione in Santi Spiritus, plebi tue aggregati sunt, et concede, ut in novitate vitae semper procedant. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi precentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simur gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutari moniti e divine istituzione formati
audemus dicere. Pater nostro, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, liberanos quesumus Domini ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo movis, pacem meam no vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tua, pacificare e coadunare dinieris, qui vivis e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini. Sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Figli e figlie carissime, mi rivolgo a voi che in questa notte gloriosa, rigenerati dall'acqua e dallo Spirito Santo, ricevete per la prima volta il pane della vita e il calice della salvezza. Il corpo e il sangue di Cristo Signore vi facciano crescere sempre nella sua amicizia e nella comunione con tutta la Chiesa,
siano costante viatico della nostra vita e pegno del convitto eterno del cielo. Ecce Angelii, ecce quitori peccata mundi, beati che a cena nani invocati sunt. Domine non sum dignus, ut intre sub tempio meo, sed tanto mi credo, e sanabitur anima mea. Thank you.
Oremos. Spiritum nobis Domini, et tua caritatis infunde, ut quos sacramentis pascalibus assiasti, tua faccia pietate concordes, per Christum Dominum nostrum. Amen. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et sanctum petusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Alleluia, alleluia.